Bene, salve ragazzi, sono Giovanni Messina e come promesso siamo arrivati, diciamo, a questa terza parte relativa al mini corso relativa ad Unreal orientato all'architettura. Abbiamo visto come interagire con i materiali semplicemente cliccandoci sopra o premendo un tasto da tastiera. Adesso, grazie alle richieste ricevute da voi, vediamo come poter accendere e spegnere un televisore. Creiamo una cartella media qui all'interno di Content, come ho fatto adesso, e qui all'interno andiamo a caricare un filmato, può essere di tipo MP4, di tipo AVI, insomma, andiamo a caricare un filmato. Io ho preso in prestito un filmato relativo ad una trasmissione di Bonolis, dovrei averla qui, sì, TV1. Ecco, carichiamo l'MP4, un po' più leggero magari. Adesso clicchiamo destro clic e clicchiamo su Create Media Texture. Lui ha creato una tessitura di tipo media. Media vuol dire di tipo animata. Adesso clicchiamo su Play per attivare la texture, cioè per far partire il filmato, perché praticamente Unreal funziona in questo modo. Adesso creiamo anche il materiale relativo alla texture. Abbiamo creato anche il materiale relativo. È importante avere un ordine, per così dire. Quindi create una cartella per ogni file e andiamo a caricare anche, ad esempio, vogliamo sentire il rumore quando io vado a spegnere il mio televisore. In questo caso posso caricare anche l'audio. Ok, questo è un file di tipo audio. Andiamo a ricaricare. Adesso clic sul, come prima ho fatto, Create Media Texture. Adesso clicchiamo su Create Media Sound e creiamo il relativo file audio. Adesso praticamente ci serve un materiale che ci rappresenti la TV nel momento in cui essa è spenta. Quindi per creare una texture di questo tipo, io credo che è meglio rivolgersi a Google Immagini. Infatti facciamo proprio, penso, in questo modo, perché ho bisogno di due texture sostanzialmente, l'una che mi rappresenta il televisore spento e l'altra che abbiamo creato, dove andremo a associare la texture animata. Poi magari associeremo i suoni. Bene, rechiamoci in Texture Material. Potremmo sia, ecco, modificare, perché per quello che dobbiamo fare, insomma, non è che ci interessa adesso il corpo del televisore. Bene, quindi facciamo in questo modo. In immagini non penso di avere qualcosa di simile, no, che ci possa servire. Vabbè, rivolgiamoci al nostro bravo Google. Scriviamo TV screen. Mettiamoci in immagini e magari scarichiamo una texture tipo questa. Salva immagine con nome, andiamo a metterla provvisoriamente in una qualsiasi cartella, dopo basta che dopo la andiamo a caricare e andiamo a caricare. L'immagine appena caricata.
scaricata. Dovrebbe essere esattamente questa qui. Destro clic, create material. Perfetto. Adesso magari possiamo aggiungere un po' di riflessione a questo materiale, volendo. Andiamoglielo ad applicare. Aggiungiamo un elemento tipo roughness pari a 0 in modo che automaticamente ho i riflessi tipici del mio televisore a cristalli liquidi. Ecco, bene, adesso possiamo entrare a livello di blueprint, codice script di Unreal Engine, script visivo, ovviamente. Beh, noi sappiamo che su questo materiale c'era applicato tutta una serie di altri materiali che abbiamo usato, ci è servito per switchare tra i vari materiali. Adesso possiamo anche eliminarli perché a noi per accendere e spegnere è inutile scrivere tutto il codice, no? Per accendere e spegnere la nostra TV abbiamo bisogno di solo due materiali, l'uno che ci rappresenta il televisore spento, l'altro il televisore acceso. Scusate. Vedete? Qui andremo a dare la nostra texture animata, quella là, la media texture, che è questa qui, TV1 Text Material. Sull'altro invece andremo ad associare la nostra uniformity, il materiale creato poco fa, che ci rappresenta il televisore spento. Adesso io. È più garbato accendere il televisore con un tasto, quindi associo 1 anziché cliccarci sopra, e quindi praticamente adesso lanciando il mio play dovrei avere il televisore, premendo il tasto 1 dovrei vedere il televisore che si accende e si spegne. Beh, poi dopo magari modificheremo un po' quel mio player start. Vedete? Premo 1, accendo, premo 2, spengo, 2, 1, accendo, 1, 1, scusate, accendo e con 1 spengo. La prima volta accendo, la seconda volta spengo la TV. Adesso potrei anche aggiungere dei file audio. Se noi ci mettiamo sulla nostra texture, la media texture, abbiamo visto che abbiamo creato anche la media sound texture, basta spostarla qui e collegarla quando il mio televisore si accende, in questo modo. Poi magari andiamo a caricare un file audio che mi rappresenti il televisore nel momento in cui si spegne. Si chiama button on off, l'ho chiamato. Destro clic, create queue, che è il file audio ottimizzati per Unreal. E colleghiamo i pin in questo modo. Adesso che altro dobbiamo fare? Dobbiamo spostare qui e richiamare la funzione stop, cioè quando io vado qui sul secondo si deve fermare l'audio del primo componente. Compiliamo. Ok, abbiamo compilato. State attenti che ogni tanto il programma può dare qualche scherzo, se si bloccasse, insomma. Da interista premiamo 1, solidario, vedete? su, Funziona tutto in modo dica, è un 40 anni, correttamente. separato con due figli, Beatrice e Danilo, Se musicisti ripremo della di magica, nuovo mi il spiace tasto per te, non 1, c'è problema, amico mio. quest'anno non andate. lo vado a spegnere. Vabbè, penso che anche per questa parte relativa a come accendere e spegnere e come interagire in generale con gli oggetti all'interno di Unreal Engine, penso sia tutto. Noi ci diamo appuntamento alla prossima lezione. Ciao!